pianoforte a quattro mani. Eccole qui, Maria Joao Pires, Marta Argerich, dall'auditorio RSI di Lugano, progetto Marta Argerich 2012, siamo in diretta.
Maria Joao Pires, Marta Argerich a quattro mani per questa sonata in re maggiore, K.381 di Wolfgang Amadeus Mozart, allegro, andante, allegro molto i tre tempi. Ora l'omaggio floreale alle due grandi pianiste in diretta dall'auditorio Stelio Molo della RSI di Lugano. Eccole ancora, mano nella mano, Marta Argerich e Maria Joao Pires sul palco a ricevere l'applauso e l'incoraggiamento e le ovazioni del pubblico caloroso dell'auditorio della RSI di Lugano. Una sonata giocosa, gioiosa, piena di vita, di brio, di ritmo, questa di Mozart che abbiamo ascoltato dalle due grandi pianiste. L'applauso caloroso va a Marta Argerich certamente, ma anche a Maria Joao Pires, che per la prima volta abbiamo l'onore di avere qui a Lugano nell'ambito del progetto Marta Argerich. Ora un momento di spostamenti ancora sul palco. Maria Joao Pires, che ritroveremo dopodomani nel concerto sinfonico dal Palazzo dei Congressi di Lugano. Mercoledì sera saremo di nuovo nell'ambito del circuito Euroradio con più radio in diretta. Saremo con Radio 3 a Rai, avremo la Radio Nationale de France, avremo le due radio belghe, quella di lingua fiamminga e quella di lingua francese, e altre ancora, ora l'elenco a memoria non me lo ricordo più esattamente, ma queste sono le radio principali che saranno con noi in simultanea per il concerto dal Palazzo dei Congressi. Maria